Paolo Gatti. Insomma, non sarà l'ospedale di Barbi? Ma l'ho detto prima, allora, intanto oggi la giornata è importante perché la Regione dice con chiarezza che si realizzerà il nuovo ospedale a Teramo, si realizzerà Villa Mosca ed è insomma una bandiera che io ho sempre portato in alcuni momenti in maniera anche abbastanza isolata. Il Presidente ha anche detto che all'esito dello studio di fattibilità, quando sapremo esattamente quante risorse occorrono, la Regione si farà carico di tutte le risorse occorrenti. Sinceramente io ritengo che questo debba essere l'ospedale di tutti, di tutta la comunità teramana. Dividersi su una cosa del genere mi sembra molto sciocco. Io penso che tutti siano chiamati a collaborare affinché si realizzi un bel progetto e si possa realizzare alla fine l'opera in tempi non italiani ma europei. Perché l'ospedale quando si costruisce è un ospedale innanzitutto. Dopodiché quali e quanti servizi ci vanno dentro dipende dalla programmazione sanitaria, dalle condizioni, anche dall'organizzazione della sanità. Questa ad esempio tematica della divisione tra primo e secondo livello appartiene a un decreto legislativo fatto dal ministro Lorenzini che il ministero sta ampiamente ripensando. Quando sarà costruito questo ospedale nemmeno sappiamo se esisterà ancora il decreto Lorenzini e questo tipo di classificazioni. Quindi è il classico, come dire, parlare al vento per agitare polemiche per dimostrare di esistere. La verità è che noi l'ospedale lo stiamo facendo. Chi ha fatto chiacchiere prima di noi non è riuscito a farlo, non ha trovato i finanziamenti, non ci ha lasciato un progetto pronto, non ha assunto decisioni e oggi si permette di fare il professore. Noi realizzeremo un ospedale che è potenzialmente in grado di contenere il massimo degli standard possibili e il livello di sanità che abbiamo approvato con la attuale rete prevede per Teramo un DEA funzionale di secondo livello associato all'ospedale dell'Aquila. Questi sono i documenti, sono gli atti approvati, approvati dalla Regione e approvati, controfirmati e ratificati dai ministeri vigilanti. Il resto sono solo chiacchiere. Paolo Gatti tra l'altro sarà il plenipotenziario di quest'opera perché Marsilio l'ha detto chiaramente, insomma tocca tutto a lui la vigilanza, la supervisione. Ma no, soltanto una collaborazione con il Presidente per il monitoraggio affinché diciamo, le procedure non si incaglino, i fogli non si impolverino. Come ho detto prima, cioè in Italia un lavoro del genere ci si mettono anche 7, 8, 9 anni e noi speriamo di mettercene molti di meno e io mi dedicherò a cercare di fare in modo che non ci siano rallentamenti così all'italiana.